Basta settimana, state attento come ti comporti perché mi sa che ti cacciano. Dai. Ma io conoscevo un interista, amico mio e suo, che aveva un cane appunto interista, che quando l'Inter pareggiava, guaiva, e quando perdeva si ficava sotto il letto e non c'era più modo di tenerlo fuori. Abbiamo insieme chiesto, è vero, al padrone del cane, ma e cosa fa quando l'Inter vince? Dice, non so, perché io ce l'ho da 15 anni, quindi è anche giusto che a un certo punto...